Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, si è appena conclusa pochi minuti fa la partita Palermo-Pisa al Barbera, dove ha visto un Pisa pareggiare per 3-3 contro un Palermo che era in forte difficoltà, forte crisi negli ultimi periodi. Bene, che dire, la partita è iniziata, si sono studiate le formazioni i primi minuti. Poi abbiamo sbagliato un gol e quindi su una ripartenza Canestrelli fa un errore e Di Mariano in sacca. Bene, siamo sull'1-0, ma il Pisa ha avuto comunque una bella reazione. Bene Touré, bravo Touré, e alla fine al 25esimo trova l'Eurogol che riporta il Pisa in parità, quindi 1-1. E nel momento, diciamo così, di massima pressione da parte del Pisa sul Palermo, arriva su una ripartenza il vantaggio dei Rosanero. Di Rosanero al 45esimo più 2, piano recupero. Elia in sacca. E niente, la palla passa sotto alle gambe di Barba e Elia in sacca. Bene, finisce il primo tempo, nella ripresa D'Angelo non effettua nessuna sostituzione, a parte il portiere, va bene, si è fatto male Nicolas e niente, quindi fondamentalmente il mister non fa nessuna sostituzione, la partita riprende e siamo sotto pressione, la squadra non va, non gira, non riesce a concretizzare e quindi al 57esimo un altro gol di Elia porta sul 3-1 il Palermo. Io a questo punto ho detto le sostituzioni tardano ad arrivare, ma adesso poi andiamo a vedere la valutazione dei giocatori, tardano ad arrivare. E quindi niente, si vedeva proprio che il Pisa era in forte difficoltà, ma dopo le sostituzioni, quindi Esteves, quindi Tremoni soprattutto, danno una spinta in più e si vede subito il cambio di svolta, insomma il cambio faccia della squadra, anche con Torregrossa finalmente è rientrato, anche Torregrossa. Bene, e quindi il Pisa prende in mano la situazione, prende in mano la partita dopo i cambi e gli Ozzi in sacca al 64esimo dopo una bella parata di Piacelli. Non c'è niente da fare perché gli Ozzi si trova lì e in sacca e realizza, e siamo sul 3-2, quindi un Pisa arrembante, quindi prende possesso della metà campo del Palermo e da lì in poi non c'è stato più niente da fare per il Palermo fino al gol del pareggio siglato da Tramoni. Bellissima rete da parte di Tramoni e porta il Pisa sul 3-3. E siamo al 78esimo, quindi all'80esimo, poi l'ultimo brivido, diciamo così, lo corriamo noi, vero, su una testa, colpo di testa di Vido, poi insomma, e niente, prende il palo, io credo che Livieri comunque ci sia arrivato e l'ha toccata con la punta delle dita e va sul palo. Quindi questo è stato l'ultimo brivido della partita. Poi per il resto un Pisa che ha tenuto bene il risultato, portando a casa un punto. Bene, che dire, un punto che alla fine non serve né a noi né al Palermo, ma un punto comunque che muove classifica. Io mi sono sentito con degli amici eccetera eccetera. Io vi ricordo che da quando è rientrato D'Angelo il Pisa ha collezionato una vittoria e due pareggi. Una vittoria contro il Perugia, un pareggio in casa contro il Parma e il pari di oggi. E niente, noi abbiamo affrontato oggi un Palermo veramente che voleva dimostrare qualcosa, ci è quasi quasi riuscito, ma il Pisa è stato veramente preponderante nella seconda parte del secondo tempo, quindi ha preso in mano la situazione, ha preso le redini in mano
e ha fatto sì che insomma alla fine si portasse a casa un pareggio. Allora, non mi è piaciuto Ionita, ma per niente, non mi è piaciuto per niente. Ionita non, o Ionizza, come lo chiamano su DAZN, non c'è, non ci siamo con Ionita. Io penso che questo ragazzo abbia bisogno ancora di crescere, abbia bisogno di fare qualche giorno di panchina, io penso. Ionita non va bene, in maniera più assoluta. Una difesa oggi, Barba, poco e niente. Quindi bene Esteves, bene Hermansson, bene subentrati, bene Tramoni, bene Torregrossa. E poi una sostituzione ce la siamo dovuta giocare con Livieri e Nicolas, purtroppo. Speriamo che non sia niente di grave. Ma per quanto riguarda Ionita non mi piace, non ci siamo, non va bene. Oggi Barba, la difesa è stata un po', diciamo, ha subito le ripartenze in maniera clamorosa, diciamo così. Quindi c'è da rivedere un po' la situazione, però nel complesso contento e contentissimo. Andiamo a vedere il tabellino, quello che esce dal tabellino. Quindi il tabellino esce da questo: 15 tiri per il Palermo, 11 per il Pisa, totali in porta 6 il Pisa, 4 il Palermo. Quindi vuol dire che il Pisa ci tira in porta finalmente, ma l'ho già detto, avevamo già visto, insomma, ci tiriamo e quindi va bene così, e la situazione si è riportata in parità proprio per questo motivo, perché nella seconda frazione del secondo tempo gli innesti hanno dato il risultato che si voleva ottenere. Io credo che da parte nostra, per quanto riguarda Pisa, il Pisa è una squadra in crescita sicuramente con quello che ha fatto vedere. È una squadra in crescita, ma c'è da rivedere sicuramente il discorso Ionita, c'è da rivedere sicuramente qualcosa. Bravo Touré, veramente, bravo Marin a centrocampo. E poi Sibilli forse ha sbagliato un qualcosina di troppo oggi. Se sbagliava qualcosina di meno, forse era meglio. Ma comunque, va bene, tutto sommato un pari giusto alla fine. Un pari che sicuramente Pisa si è meritato e strameritato. Che dire, abbiamo il Modena per guardare avanti, abbiamo il Modena in casa e dobbiamo fare risultato. Dobbiamo uscire da queste secche che purtroppo ci hanno portato. Io lo ricordo, l'ho detto prima, ma ricordo anche le prime 6 partite, purtroppo abbiamo realizzato 2 punti. E ritorniamo sempre lì, Maran ci ha rovinato le prime partite, ci ha rovinato la prima parte del campionato, ci ha rovinato tutto. Maran è stata la catastrofe di questa squadra, diciamocela tutta, insomma, ecco, inutile girarci intorno, è stata veramente una catastrofe. Questo allenatore è stata una cosa imbarazzante e non mi stancherò mai di dirlo. Una società che ha voluto tenere sulla panchina del Pisa Sporting Club questo allenatore fino quasi alla catastrofe, perché per 6 partite te hai realizzato 2 punti. Quindi questo è il male del Pisa. Comunque io penso che questa squadra abbia campo per migliorare e abbia campo per venire fuori da questo pantano in cui ci stiamo ritrovando. Dobbiamo uscire fuori da questo pantano, dipendentemente che se andiamo a vedere la classifica siamo tutti lì, insomma, o meglio, però far scorrere troppo la classifica. Dobbiamo rientrare quantomeno alla metà classifica, per questo Pisa ha le potenzialità per farlo, quindi dobbiamo rientrare nel centro classifica. E poi io mi accontenterei, insomma, poi quello che viene, l'importante è uscire fuori da questo pantano. Comunque un bel pareggio che fa morale, un bel pareggio che insomma anche psicologicamente per i giocatori fa bene, perché insomma al Barbera non è facile venire fuori insomma con un pareggio, perché anche Palermo è una squadra insomma che dirà la sua, io penso, nel corso del campionato. Ma questo Pisa oggi
ci ha fatto vedere che tutto è possibile, soprattutto con gli innesti, o meglio, soprattutto con i cambi. Quindi io direi che Ionita è bene che si faccia un po' di riposo, insomma, si dovrebbe schiarire le idee, poi un Barba che deve migliorare perché oggi non hanno dato il massimo e Canestrelli deve sbagliare meno, insieme a Sibilli. Questo è quello che ha detto oggi la partita Palermo-Pisa. Bene, io vi ricordo che lunedì abbiamo la trasmissione, noi siamo Nerazzurri, quindi tutti presenti lunedì in trasmissione. Pollice su se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Siamo a 600, grazie, grazie, speriamo di crescere ancora insieme a voi. Fate crescere il canale. Bene, che dire più? Il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì!